Voilà ragazzi, ciao a tutti, Nanica raga, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa Interior of MS Brasil. Finalmente inizio a ricordarmela. Come sempre inizio il nuovo gameplay ricordandovi raga che in descrizione, se può interessarvi, trovate un link che vi permette di comprare questo e molti altri giochi scontati. In descrizione ci trovate anche i miei canali social. E se non siete ancora iscritti al mio canale, ovviamente vi invito ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e a lasciare un bel mi piace. Allora, abbiamo quasi finito la semina di questo gigantesco terreno. Avevamo anche, diciamo, mi pare, abbiamo già seminato l'altro terreno. Ora non mi sto bene a ricordare cosa ho fatto nell'ultimo gameplay, quindi devo un attimo rinfrescarmi la memoria. Non mi ricordo bene bene, ma mi pare che comunque non posso spendere manco un centesimo, perché se non ricordo male eravamo... No, ce li ho i soldi. Ah, ma pensavo che ero mega indebitato. Ah, allora ricordo male. Pensavo che ero mega indebitato. Allora vorrei fare una cosa. Innanzitutto mi dà fastidio vedere tutti sti sacchetti buttati qua. Quindi mi sarebbe piaciuto avere una cosa più carina, invece di avere tutto sto schifo buttato in giro. Quindi se me ne vado su... boh, sarà qui da qualche parte, ci sarà, no? Questo in teoria mi dovrebbe permettere di risolvere questo problema. Ma il problema è a dove lo piazzo? Si sovrappone con un altro oggetto. Ma qui più che altro è... Non è che scavo per terra. Che miseria. Allora, livello. Allora, voglio fare una cosa fatta pulita. Perché lì c'è l'uscita, no? Quindi l'uscita non la devo bloccare. Più o meno così. Ok, in questo modo abbiamo un posto dove mettere un po' sti pallet, perché sennò non va bene. Ora c'è il problema che secondo me i sacchi non li prende, però forse chissà se li posso depositare qua i sacchi e poi non è male, no? Eventualmente. No, non li prendo, ok. Ora mi sa che forse non li piglia neanche qua, perché sono sacchi. Però aspetta, semi sono semi, quindi essendo semi forse li prende. Ah, li piglia, ok, va bene. Ok, allora così tolgo un po' tutto quello schifo qua abbandonato, che sinceramente mi urta vedere tutto buttato in giro. Così almeno facciamo un po' di ordine. Questo lo pigliamo. Dai, piglialo. E vabbè, non lo prende perché se sto troppo vicino non lo piglia. Ah, ho capito. No? Ma che è diverso? Perché non piglia quello? Tutto, sinistra. Voglio che... Ah, vaffanculo, va. Quello lì non me lo piglia. Boh. Ok, comunque almeno faccio un po' di pulizia, perché c'è troppo disordine. Quindi questa è calce viva e la piglia già senza che faccio niente di particolare. A posto. Che almeno così, raga, ho fatto un po' di ordine. E non lo piglia. Non capisco. Perché quelli sì e questo no? Tutto... Tutto e tutto, lato scarico, no, solo caricabile. Tutto. Vaffanculo. Oh, finalmente. E quello lì, vai. A sto punto sai che ti dico, pigliamo proprio tutto, tutto, tutto. Ho
Ok, l'aiutante ha finito il lavoro, questo è buono. Ma perché sbatte sto carrello? Ok, calceviva scaricata. Ora dice fertilizzante, vabbè, ma ovviamente posso mettere fino a tre cose. Configurazione, potrei mettere anche fertilizzante liquido, bla bla bla, ma non mi conviene, perché tanto poi l'erbicida mi resta fuori comunque, quindi... Quindi vabbè, questi sono piccoli pallet, posso tenere pure fuori questi, non è un problema. Lato di scarico destra. E me li metto qui, vediamo. Ah, a posto. Perfetto. Va bene, almeno c'è un po' di pulizia. C'ho ancora uno spazietto libero se mai ci voglio mettere qualche cosa. Se mai ci voglio mettere qualche cosa, lo posso fare. 2 di 3. Quindi dipende cosa... Non lo so, dipende cosa ci voglio mettere. Non lo so. Per ora va bene così. Allora, abbiamo seminato frumento. Allora, vediamo un po' la situazione degli animali. Tutto a posto. Tutto a posto. Animali, tutto a posto. Da vendere il latte. Latte. Stiamo a fare tutto sto latte noi? Ah, il latte ci vorrebbe il caseificio, ovviamente, come sempre. Se si tratta di latte, ci vorrebbe il caseificio. Ci sarà un caseificio da qualche parte. Sartoria, wood, bubù, bababà, chip e chop, lalala. Segheria, non mi ricordo come si chiama. Caseificio, eccolo qua. Ok. Allora, il caseificio ci sta. Ok. Ecco la mia. Allora, il caseificio, ma dipende, vabbè, prendere il caseificio mi conviene se aumento le mucche, però, perché sennò il latte ne produco poco e mi conviene poco. Ah, ma io stavo tagliando l'erba l'ultima volta. Madonna, è vero, stavo tagliando l'erba. E vabbè, sì, devo andare avanti anche con questa cosetta qua, è vero, dell'erba. Ora me sono ricordato. Ok, ah sì. Che devo fare? Sì, che comunque sì, andiamo a vedere questa cosa del caseificio. Quanto mi costi, va? Cos'è? Dov'è che si acquista il caseificio? Cercando di capire dove si compra. Eccolo. Porca zozza, ne vale la pena spendere così tanto per il caseificio? Prima di comprare il caseificio, allora vorrei dare un'occhiata a una cosa. Prima del caseificio voglio vedere quante mucche ho e quante ne posso comprare. Ovviamente devo anche trovare il posto dove si comprano. Che non me lo ricordo mica. Oh, dov'è che si comprano ste benette mucche? Oh. E beh, caspiterina. Sì che devo pigliare le mucche. Ok. Ne prendo tipo 60, sono tanti soldi. C'ho... Spendiamo 20.000 euro in mucche. Ah, 20 mucche prendo. Compra. Ok, un po' di mucche in più. Mo non lo so, costa 200.000 euro mi costa prendere il caseificio. E a debiti fino a dove posso arrivare? Fino a qua. Vabbè. E va bene, dai. Però vale la pena perché le mucche le abbiamo. Le abbiamo le mucche, quindi... Comprato. Allora, burro, formaggio. Ma ci vuole pallet, cioccolato, yogurt. Ma io ci vuole lo zucchero, non ce l'ho. Sempre. Ah, o formaggio o burro. E che faccio? Vabbè, è abbastanza indifferente. Cioè, quello che conta è vedere chi paga di più.
Tra formaggio e burro, chi mi paga di più? Perché il resto non lo posso minimamente considerare che non c'ho lo zucchero. Formaggio 5,8, burro. Burro paga 3. Sì, vabbè, ma non vuol dire niente, aspetta. Cioè, no, è il cavolo, certo che è meglio il formaggio, paga di più, è ovvio. Ovvio che faccio formaggio, ma lo paga di più, che senso ha? Allora, è ovvio. O paga di più che sono scemo. E che poi è anche la nostra prima fabbrica, eh. Allora. Ora ci vuole il latte e i pallet. Quindi. Il problema è che mi servono due cose. Cioè, non abbiamo la botte per il latte noi, giusto? Animali? Ci abbiamo niente per gli animali? No. 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 Sì, aspetta, no, invece c'è. Certo, c'è questo. Ah, ok. Il camion dobbiamo usare. Ok, invece i pallet spero che si possano comprare, perché non ho la più pallida idea di come fare. Ci abbiamo anche da ranghinare qua. Vabbè, c'è sempre da fare. Ma piano piano. Ok. Allora, vediamo un po' se trovo questi pallet e poi ci portiamo il latte. E poi dopo ci mettiamo a sistemare il problema del fieno. Sì, stavo a fa fieno. Speriamo che è come penso io, perché se i pallet li devo creare è un problema. Ah, qui c'è l'imballatrice, va bene, che l'avevamo comprata scontata. Allora, pallet. Beh, sì, penso che ci sta. Ah, addirittura ci sta questo piccolino. Cemento, gas, veicoli, rebar, mining, maintenance, pallet. Sì, questo è. 1, 2, 3, 4. Non di più perché i soldi non ce ne bastano. Ok, allora dobbiamo andare a consegnare questi pallet e poi si va anche a consegnare il latte e poi è buona. È che io ancora non ho creato i percorsi in tutto ciò perché mi piace guidare. Allora il panino, no, il lattificio, il chip chop si trova qua. Ma non, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho trovato una scorciatoia. Quello che ammazzi i cristiani. Aspetta. Di qua. Ci arrivo prima. A dove va questo, zio? Allora, il caseificio è qua. A posto. Comunque questa mappa è proprio bella. Allora, ci siamo. Speriamo che si apre verso l'interno. Allora. Boh, bisogna capire dove si scaricano sti pallet. Non lo so, forse da qui. Ah, ecco. Ok,
Ok, abbiamo trovato dove si scaricano i pallet. Ora io dovrei tornare indietro, andare in negozio e prendere un ranghinatore, perché quello mi serve poi per il discorso che stavamo facendo fieno. Alla fine, buono a sapersi questa strada. La mia farm dovrebbe essere là sotto. Ok, potrei lasciare il carrellino in negozio e poi me lo vado a prendere dopo. Ecco, lì c'è proprio il fieno che ho tagliato. Ok, allora prendiamo un bel voltafieno. No, voglio dire, ranghinatore. Non vado a sbattere da qualche parte. Ma a noleggio, a noleggio. Non c'ho tutti questi soldi da buttare. A noleggio. Dovevo andare a risparmio. Ok, così mi porta avanti anche da questo punto di vista, perché sa da fa. Ah, comunque ogni tanto mi chiedete: Nick, ma te come giri la visuale? Col mouse, non col volante, col mouse mi trovo benissimo. Col volante è impossibile. Ma già siamo arrivati, non devo neanche andare in farm. Ovviamente devo ancora portarci il latte, lo so. Ah, questo è bello grande però, ah. È meglio, du passato ho finito. Non sto lì a perdere tempo. Così faccio una unica striscia. Subito, subito. Spegni i fari che siamo di giorno, non mi servono. Così in due passate ho fatto. Il problema è passare in mezzo a quei due alberi. Ok, a posto, finito. Ho ranghinato. Ho fatto le strisce. Vabbè, a parte qua. Ah, vabbè, sì, no, qua potrei farne una unica. Così almeno c'è un po' di meno da vedere. Va bene. Allora, questo l'ho preso a noleggio e per ora me lo tengo. Magari sti pallet li spingo più in avanti. Bisogna andare in negozio a prendere l'imballatrice e poi andiamo anche a consegnare il latte, ovviamente, non l'ho dimenticato, ovviamente. Bisogna però un attimino andare in negozio a prendere l'imballatrice. E facciamo almeno le balle, poi per raccoglierle si vedrà, però almeno le facciamo. Fortuna che il negozio non è lontano.
Pensavo che andavo a fare un frontale con quello. Ok, così ci togliamo pure questo pensiero, perché ovviamente avendo tutti questi animali mi serve avere come si chiama? Mi serve avere il fieno, la paglia, anche. Allora, eccoci qua, l'imballatrice che abbiamo comprato usata, che mi sa che la devo anche riparare, perché sicuramente è da riparare. Sì, ha voglia, è da riparare. Aspetta, dov'è che va messa? Ok, dai, un paletto, un muro. Il muretto. Ah, buono, eh? Allora, mi serve debito perché devo ripararla. Riparata. Ok, allora ci abbiamo l'imballatrice riparata. Imballatrice balla da 220. Non lo so se la devo fare da 220, 100, 220 la balla intermedia. Né troppo grande né troppo piccola. Ok, e poi andiamo a portare sto latte al caseificio, che è importantissimo. Così facciamo un po' di soldi anche da quello e dal latte, ovviamente. Abbassa accendi, dispiega prima, anzi. Ok, a posto. E mo possiamo fare le balle quadrate di fieno. Il bello è che non mi devo fermare come le balle rotonde, perché questa le scarica man mano che si avanza. Ok, allora, la prima balla è pronta, stiamo già facendo la seconda. Stiamo facendo la terza balla. Mo comincia a cadere la prima. Ok, abbiamo quasi la terza balla pronta. Terza balla pronta, stiamo facendo la quarta balla, ancora deve cadere la prima. Ecco, la prima balla è appena caduta e noi siamo alla quarta balla. Questo è molto bello come imballatrice, è bella questa perché mi basta niente, non mi devo fermare, la balla tonda ti devi un attimo fermare, dagli il tempo che viene scaricata. Invece il bello della balla quadrata è che non ti fermi mai, fino alla fine del lavoro continui a camminare sul fieno, insomma, sulla paglia, quello che è. Questa è l'ultima striscia e poi abbiamo finito di imballare. Quindi abbiamo un paio di balle di fieno che poi le possiamo tranquillamente utilizzare per. Abbiamo solo le mucche per ora, quindi per le mucche. Ci vorrebbe dell'insilato. E poi posso fare la razione mista delle mucche.
Allora, vediamo se riusciamo a finire questa balla. Ho qualche dubbio. No, non ce la facciamo. No, non ce la facciamo. Siamo al 65%. Non può essere. Va bene, allora, stop. Scarica tutte le balle. A posto. Tranne quella incompleta, ovviamente. Ok, abbiamo fatto 3, 6 balle. 7. 7 balle più o meno. Più o meno 7 balle. Qui è rimasta un pochino di... ma non ci basta. 80%. Non ci basta. Va bene, allora parcheggio qua. Pigliamo il camion. Pigliamo il latte. Andiamo a scaricare sto latte. Dobbiamo un attimino staccare questo cassone che non mi serve. E mo dobbiamo prendere il latte. Vediamo, non so. No, speriamo che non mi piglia il liquame però. Aspetta, no, il latte qua è ok. Ok, quasi 10.000 litri di latte. Andiamo a consegnarlo. E così possiamo iniziare la produzione del formaggio. Con le balle abbiamo già risolto. Almeno le devo solo raccogliere, ma quello non è complicato. Ma se non ricordo male, dobbiamo passare per la dogana, se non mi danno rogne. Passa a grandissima velocità, che mi fanno la multa? Allora. Dunque, dobbiamo andare a destra. Dove c'è il terreno 12. Dove c'è il terreno 12 si gira a destra. Andiamo alla freccia. Ok, se balla che è un piacere. Fatta apposta, ovviamente. Ma come hanno fatto a fare questo treno che si balla così tanto? Ed ecco là il caseificio. Così scarichiamo il latte, siamo a posto, dobbiamo fare un po' di soldi. Ma ora con 20 mucche in più, che praticamente credo che le ho raddoppiate, erano 20 prima, mo sono 40. Dovremmo fare più latte, no? Latticino.
Allora, in teoria va scaricato qua. Avevo dimenticato di selezionare la botte. Ok, è l'attesia. Quindi ragazzi, che dirvi, che vado a concludere il gameplay perché il tempo è volato. Spero tanto che vi sia piaciuto questo gameplay. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su, ragazzi. Ci becchiamo, ciao alla prossima.